Il governo maltese novembre scorso ha fatto questa competizione. No, io e i miei amici abbiamo presentato un bozzetto con i nostri dei e a gennaio ci hanno comunicato che abbiamo vinto questa competizione noi. Un artista, maggior parte, rappresenta lui, ma in questa opera dovevo rappresentare proprio il mio paese, e allora era una soddisfazione ma una responsabilità molto grande. Di mio ho combinato l'imbarcazione tipica maltese, che noi la chiamiamo Luzzu, e ho messo un balcone con la croce di Malta sopra. L'imbarcazione l'hanno combinato con questa disgrazia dell'emigrazione, che passano vicino a Malta o vengono a Malta. È qualcosa di duro per vedere questi bambini che spesso muoiono in questo tragitto, ma è la loro speranza per una vita migliore. Il Papa lo incontrerò no, alle no, 9 di dicembre, nella mattina abbiamo un'udienza con il Santo Padre. È qualcosa che è indescrivibile per noi. Da Malta siamo molto religiosi e credo questa sarà un'opportunità unica per me e per i miei amici. Credo che il Santo Padre capisca a quest'arte cosa volevo trasmettere. Posso dire solo che è un'esperienza che va vissuta in tutti i minuti, perché qui San Pietro è la culla dell'arte, è la culla della religione, è una cosa bellissima e indescrivibile. Dopo questo tutto lavoro che abbiamo fatto da febbraio, di riposarmi un po', di godere questa bellissima Roma con i miei amici, mia moglie, e spero di passare un felice Natale io e tutto il mondo.